Se volete acquistare crediti, passate da EasyVolt, link e codice coupon malati15, tutto in maiuscolo qui in descrizione. Sono sicuri, affidabili, veloci ed economici. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Io sono Giovi Spod, lo staff di NMF, e benvenuti nella player review di Sorrentino nella sua versione TOTS con 86 di rating. Prima di iniziare questa review voglio chiedervi di arrivare almeno a 60 like o mi piace per questa review e per questa carta, li possiamo raggiungere tranquillamente. E vi chiedo ancora una volta di commentare qui in questo video con le prossime review che vorreste vedere sul nostro canale. So che vi chiedo sempre di commentare tutti i video delle review, ma è importante una vostra opinione, un vostro parere, un vostro commento sotto queste review. Con Sorrentino Tots dovremmo aver terminato tutte le review della serie A Tots. Partiamo con i pro. Il primo è il riflesso. Ha un 87 in carta, si sente ragazzi, ha degli ottimi riflessi, para anche parecchi tiri ravvicinati. Altro pro, il tuffo, 88 in carta ed ha uno stile di parata tradizionale. Ha un ottimo tuffo ragazzi e si tuffa anche in maniera abbastanza precisa. Altro pro, la presa, 86, e devo dire un'ottima presa, bloccherà anche tiri parecchio potenti. Ultimo pro, le uscite di pugno, non proprio le uscite in generale, ma quelle di pugno, sui calci d'angolo, sui cross, davvero molto preciso. Come contro ho inserito il piazzamento, ha un 88, non si sente ragazzi, dalla distanza si fa cogliere quasi sempre fuori posizione. Altro contro, la velocità, ha un 38 e si sente che comunque non è un portiere molto veloce. Altri valori in carta, rinvio 68 è accettabile a parer mio. Altezza 186 cm, è un'altezza così e così, avrei preferito un portiere con almeno 190 cm per poter parare molto di più le palle alte. Piede preferito il destro con 3 stelle piede debole e l'ho utilizzato in una difesa a 4. Alternativa abbiamo Courtois, Cech ed altri, tra le normali Courtois, tra le leggende Bayern. Nella Lega Andanovic, nella Nazione Buffon, dello stesso livello Julio Cesar. Rispetto all'IFA un più 30, rispetto al base un più 45, versioni che non ho provato. Tot se IFA non ha differenza di prezzo di 4K, tot se base 17.000 crediti, prezzi per PS4. È una carta da provare, diciamo sì e no. Se avete, diciamo, se vi avanzano 20.000 crediti dopo aver completato la squadra, la vostra Serie A o la squadra che avete creato, e volete un portiere italiano comunque che faccia qualche parata ma che non sia proprio costosissimo, potrei anche consigliarvi di prenderlo. Comunque io con lui ho subito 25 gol in 9 partite. Ragazzi, una cosa davvero incredibile, con una media di 2,7 gol a partita, davvero tanti gol. Perché comunque dipende anche dalla vostra fase difensiva, come riuscite a difendere ed altri. Dunque stiamo per giungere alla conclusione di questa review. Il mio voto finale per questa carta è un 7. Le ho dato 7 perché mi ha fatto anche delle parate, nonostante abbia subito davvero tanti gol. Infatti io di solito mi segno anche la valutazione a fine partita e come media ha preso un 7,06. Quindi per me si merita un 7. Dunque vi chiedo di arrivare almeno a 60 like o mi piace. Vi chiedo di commentare qui sotto con le prossime review che vorreste vedere sul nostro canale. Qui Giovi Spo vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli! We'll be right back.